Io sono dell'idea che tante volte, anche se uno ha voglia e creatività, viene smontato prima di riuscire a toccare con mano quello che era il suo progetto. Quindi tanti giovani, secondo me, lo abbandonano in partenza dopo i primi tentativi. Noi siamo in due, e amici, e la nostra forza, secondo me, anche in questi anni è stata questa. Un sogno più forte della burocrazia, delle difficoltà, delle lungaggini tutte italiane, che presto dovrà prendere forma e diventare un vero e proprio lavoro. Andrea Gambassini e Alessandro Volpone, due ragazzi casentinesi, dopo 8 anni di ricerche sono finalmente riusciti a porre il primo mattone per riportare in attività l'antica acquacoltura di Molin di Bucchio. Ci troviamo a Stia, Alto Casentino. Molin di Bucchio è uno dei primi mulini italiani risalenti al 1200. Quello che ne resta, infatti, è oggi inserito nel circuito degli Acomusei della Toscana. Museo naturale, perché qui noi abbiamo solamente riaperto le porte, dato una pulita, poi non abbiamo toccato niente. E così, questo è un museo naturale, proprio nel vero senso della parola. La storia si intreccia con il presente e con la volontà ferma di questi due ragazzi di riportare in attività l'impianto di allevamento ittico, fermo dagli anni 70. È nata una start-up, ma la strada è ancora tutta in salita. Intanto il progetto ha superato anche le selezioni per partecipare al concorso Restart-up, idee che muovono montagne, un'iniziativa che premia le migliori start-up di tutto l'Appennino. Adesso so che le agevolazioni, se ci sono, sono limitate per alcuni settori, per alcune cose. È paradossale che un'impresa come la nostra, che ha 11 vasche, non ha un ettaro di terreno in cui poter fare pesci, che non vengano considerate al pari di qualsiasi altra azienda agricola aperta in una zona montana. Utilizzare le nostre forze, proprio anche fisica, parlo proprio di forza fisica e anche risorse economiche, per fare da noi ci ha accompagnato in questi anni a tratti, molti lavori li abbiamo fatti da noi, quindi non ci spaventa se le cose prendessero, diciamo, una piega troppo negativa, non ci spaventa anche rimboccarsi le maniche e andare avanti da noi.